Amici del basket, tifosi del club, il più cordiale buon pomeriggio, benvenuti al quinto appuntamento con Clubhouse, il rotocalco che ogni domenica ci fa incontrare un protagonista del club. Ieri giornata importante in casa biancazzurra, sono infatti stati annunciati i rinnovi di cinque giocatori che già l'anno passato hanno fatto molto bene. Con la canotta biancazzurra, Luca Vencato, Alessandro Panni, Patrick Baldassarre, Tommaso Fantoni e poi anche ultimo, ma non ultimo, ovviamente, il nostro ospite di questa puntata, che sarà, come noto, Michele Tatu Ebeling. Ma prima di presentare lui, presento come sempre il mio compagno di viaggio, il direttore marketing e comunicazione della società biancazzurra, Paolo Alberti. Ciao Lorenzo, ciao a tutti e buona domenica. Ciao Paolo, buon pomeriggio, buona domenica anche a te, ovviamente buona domenica anche a chi ci sta ascoltando, speriamo di avere ovviamente un seguito anche per questa puntata speciale molto importante, lo abbiamo già annunciato in precedenza, è stato l'ultimo a firmare, di fatto ieri mattina, Michele Tatu Ebeling. Ciao a tutti, buona domenica. Ciao Ecco, Tatu. perfetto, ciao Tatu, buona Ciao domenica, buona domenica. Lorenzo, Paolo. Buona domenica anche a te, un saluto anche a Nicola Giovanardi che in cabina di regia ovviamente ci sta dando una mano importante, ma andrei in onda anche i messaggi che poi leggerò ai miei due ospiti, ovviamente in particolare a Tatu Ebeling, ma anche a Paolo Talberti. Tatu, comincio con ovviamente una domanda quasi d'obbligo, ecco, sul tuo rinnovo, insomma, ieri appena di fatto firmato, hai subito, insomma, espresso la tua felicità, insomma, ringraziando in modo particolare il presidente Francesco Dauria, che è stato il protagonista principale, insomma, senza il suo intervento, il suo aiuto, se così possiamo dire, insomma, forse non saresti stato dei nostri. Invece il presidente è intervenuto e alla fine, insomma, No, no, assolutamente. Come ho già fatto e come ho già detto anche al Presidente in privato, lo voglio ringraziare anche qua davanti a tutto il pubblico perché è una grandissima persona e il mio intento era quello di rimanere a Ferrara fin da subito, solamente che all'inizio ci sono stati dei problemi, dopo, grazie all'intervento del press, come appunto detto, siamo riusciti a fare il matrimonio, come si suol dire. No, sono molto felice, sono contentissimo. Sono voluto ripartire nuovamente da qui perché comunque abbiamo una cosa in sospeso dall'anno scorso che stavamo facendo molto bene, eravamo proiettati bene per i playoff, eravamo carichi e diciamo che voglio riprovare a fare quella sfida, se non fare anche meglio. bene, Tatu, ci sono già domande per te, mentre arriva come sempre il saluto di Gianluca Teodorini. Noi ringraziamo. Gas Filippi ci chiede, uno dei tifosi storici del club, ti chiede Tatu se preferisci giocare da numero 3 o da numero 4. Allora, come preferenza preferisco giocare da numero 3. Magari ora come ora è meno efficace, tra virgolette, perché è una cosa che non puoi imparare dall'oggi al domani, ma ci vuole tempo e pratica sul campo. E, diciamo preferenza da 3, ora come ora sono più forte da 4. Il mio obiettivo è quello di diventare polivalente, bivalente su due ruoli, due o tre ruoli. Adesso dobbiamo ancora decidere con Spiro, però l'idea è quella lì. Ecco, insomma, già l'anno scorso hai provato, insomma, entrambe le situazioni e ti sei trovato poi per i risultati molto bene in entrambi gli spot, ecco, se così possiamo dire. No, sì, diciamo, l'idea è quella di trasformarmi più su un 3, cosa che apprezzo molto, che voglio fare per la mia carriera. Se voglio fare quello step in più, in automatico devo comunque imparare a fare anche quella cosa lì. Tatu, sei una delle cinque conferme, insomma. Un'altra ci sarà a stretto giro di posta, non abbiamo citato Federico Zampini che già nei giorni scorsi ha ripreso a lavorare agli ordini del coach Spiro Leca, dovrà ovviamente passare le visite mediche, poi comunque sarà uno dei giocatori
che l'anno prossimo vestiranno, dopo 2 anni di fatto di purtroppo sosta forzata a causa di 2 brutti infortuni al ginocchio, il biancazzurro. Insomma, si riparte da un nucleo importante, l'abbiamo già detto tante volte, insomma, l'importanza di avere giocatori che già si conoscono sia in campo e anche fuori è un dato di fatto da non sottovalutare. No, assolutamente. Ferrara da questo punto di vista ha fatto un grandissimo colpo. Infatti, alla fine abbiamo confermato praticamente un quintetto. Quello che si erano prefissati sono riusciti a mantenerlo. Fatto di confermare lo zoccolo duro, cosa che, come hanno già detto Patrick Baldassarre, Tommy Fantoni in passato, sono comunque una cosa importantissima che non va data assolutamente per scontato, perché già ci conosciamo e sappiamo come vogliamo la palla in una determinata maniera o meno. Adesso dobbiamo reinserire Zampini dopo 2 anni di stop forzato, come hai detto tu, che assolutamente non è una cosa facile, perché la condizione dell'allenamento e la condizione partita sono cose differenti. E adesso il lavoro non spetta a me, spetta a Zampini, Schincaglia e Spiro. Quindi io sono fiducioso, mi auguro che possa rientrare al meglio, essendo lui, oltre che compagno di squadra, un grandissimo amico con cui certo. Ho fatto le nazionali da quando ho 13 anni, quindi posso essere solo che felice al suo rientro. Ecco, purtroppo il secondo infortunio lo hai visto proprio tu in diretta, purtroppo. Insomma. Purtroppo sì, però sono cose che capitano, fanno parte certo. Del gioco. Lui bravissimo, che anche dopo la seconda volta è rimasto lì mentalmente e ha continuato a lavorare più forte di prima. Il fatto, Tatu, di non avere magari una data di rientro certa, visto che il campionato si è fermato di fatto la prima domenica di marzo, può essere stato per lui, io parlo magari in questo caso per lui, ma anche per te, magari se puoi rispondere, a livello mentale un aiuto rispetto a dire devo rientrare in quella partita o potrei rientrare in quella partita, invece non avendo ancora una data certa di quando ci sarà la prima di campionato, può essere un aiuto a livello mentale secondo te? Diciamo che sì, sicuramente è stato un aiuto, perché prima vedeva tutti andare e lui fermo. Adesso certo. Che siamo tutti fermi, lui ha il suo tempo, non ha pressioni. Magari noi facevamo bene i playoff e lui voleva rientrare immediatamente. E è una cosa che va bene mentalmente, hai voglia, tutto, però fisicamente purtroppo non è il massimo. Quindi diciamo che sicuramente a lui questo fatto qua lo ha aiutato per il suo recuperare bene, meglio. E speriamo di averlo, anzi sicuramente lo riavremo per la stagione prossima, all'inizio della stagione prossima, quindi aspetto solo quel momento lì e di tornare in campo con lui a fare le cose che si devono fare. Certo, c'è un'altra domanda, Tatu, per te. Direi tua mamma ti chiede, ti chiede a Paolo, ora vanno bene i capelli di Tatu? È una domanda per Paolo. Sì, è stata alla fine del lockdown è stato uno degli argomenti caldissimi delle discussioni. Aspetta, era più caldo il fatto dei miei capelli o della barba di Petrolati? Barba e capelli Petrolati, uniti. Era una bella gara, perché onestamente, vabbè, Petrus era imbarazzante. Cioè, una sorta di... sai chi mi ha detto che si stava ispirando a livello di barba? Alla tua. Ha detto che voleva somigliarti. Ma ci vuole tanto. Non è venuta male alla fine. Un po' più a sprazzi, diciamo. Però lui era abbastanza imbarazzante e aveva un po' il ghigno del serial killer. Però rivedere Tatu dopo tanto tempo con questo funghetto peloso in testa, sai già come sono io, che i capelli lunghi, io e i capelli lunghi siamo due cose così, quindi non siete amici, ecco, diciamo così. Cos'era meglio secondo te, farsi tagliare i capelli da Isabella Ciaccio, ovvero mia mamma, e da John, oppure tenersi il fungo? Tu cosa avresti fatto nel mio caso? Sono curioso, allora, Lorenzo. Sono curioso. Allora, per l'estetica e le tue
così la tua immagine da ragazzo che piace sicuramente aspettare il barbiere. Dal punto di vista dei social media, un taglio in diretta in casa con tuo papà che te li fa, penso che Lì, i lì follower saremmo balzati a potevamo far lì livelli. la live, potevamo far lì la live del Club Basket Ferrara, poi Esatto. vedi, boom di views. Avremmo avuto un audience stellare forse in Però quella devo dire circostanza. che con quel look ricordava un po' il basket che lui non ha potuto vedere, anni 70, questi in cui Vabbè. gli afroamericani avevano le capigliature afro, gli altri erano un po' boccolosi, cioè mancava la fascia del sudore in Quello lì, testa. era il mio prossimo step. Lo volevo tenere per inizio stagione, però se vuoi svelare tutti i segreti subito. No, no. Ah, grazie. Ti arrivano anche i saluti di Giorgio Sarasini, che ovviamente salutiamo, uno dei nostri tifosi sempre presente al Palasport. Paolo, con te parliamo un attimo, magari se ci sono novità circa il credito d'imposta, visto che è un argomento per quanto riguarda le sponsorizzazioni importante. Ne abbiamo parlato anche quando era nostro ospite sia il presidente D'Auria sia domenica scorsa il DG del Moro. Ti chiedo se da questo punto di vista ci sono novità in merito. Novità non ci sono, nel senso che è confermato quanto già detto. Devo anche dire che, per quanto, ribadisco, sia sicuramente un'agevolazione o se non altro un piccolo aiuto in una situazione non semplice per un'azienda per pensare di affiancare il proprio brand a un qualsiasi veicolo promozionale, e noi parliamo di basket, ma vale per gli altri sport, vale per la pubblicità in radio, vale per tutto. Però devo dire che questo primo giro di così, contatti, colloqui, è uno degli argomenti che meno viene trattato, nel senso che nel bene e nel male, l'aver creato un certo tipo di dinamiche di rapporti, come dire, mi pare di intendere che sicuramente la parte economica e l'eventuale credito sia fondamentale, perché poi alla fine si parla di soldi in maniera molto terra Certo. terra, concreta, però diciamo che la decisione di eventualmente seguirci passi anche per altre dinamiche e altri valori. In questo senso ci sono novità, nel senso che anche ieri abbiamo colto un interessamento vivo con una realtà ferrarese importante e che ci potrebbe anche risolvere parecchi problemi dal punto di vista pratico nella gestione del Palasport e dei servizi accessori. Diciamo che la proposta è sul tavolo e l'accordo già praticamente condiviso dalle parti, e sarebbe, secondo me, un bell'annuncio al di là del valore economico della partnership. Però aspettiamo che le cose si concretizzino formalmente, sostanzialmente. Dall'altra Certo. parte, invece, volevo rilanciare io con Tatu con una domanda semiseria o seria del Certo. tutto, che forse, pur avendo parlato con Tatu, penso, ogni giorno dal 1º luglio scorso ad oggi, però non gli ho mai chiesto a livello confidenziale, no, già che ci siamo, glielo chiediamo in diretta. Già capito io, ma No, però mi sono sempre chiesto, al di là di tutto, delle ovvie battute che si possono anche fare, per un ragazzo come te, giovane, ma anche non fossi giovane, essere a Ferrara e a questo punto possiamo dire restare anche a Ferrara nel proprio percorso di crescita, giocare, scendere in campo portando sulla canotta un cognome come Ebeling. Che tipo di effetto fa, che peso ha, quali sono i pro e immagino anche i contro, perché poi purtroppo le persone ovviamente associano a quel cognome la storicità del basket ferrarese, quindi anche non volendo è ovvio che uno sguardo in più, una benevolenza da un lato o una critica in più magari rischiano di ricadere a parità di performance su di te piuttosto che su un altro giocatore. No, allora, il fatto di essere tornato a Ferrara
diciamo, è stato, mi ha completato perché avevo sempre quel qualcosa, quell'agonismo, quel buttarmi sulla palla in più che mi mancava, e il fatto di essere tornato qua e poterlo fare, lottare per la propria città, comunque la voglia dentro, l'orgoglio di voler far bene, di portare Ferrara in alto, mi ha sicuramente stimolato sia come giocatore che come persona. Il fatto del cognome Ebeling, purtroppo il cognome è questo, però non, no, a parte gli scherzi, non mi è mai pesato. Cioè, avrei voluto chiamarmi Michele Montanari, però non si può avere però... tutto lì, sarebbe stato ancora peggio. Cioè, era tipo un esatto. Michael Jordan, tipo un figlio di Michael Jordan, una roba. Esatto. Però, no, a parte gli scherzi, lì, cioè, non ci puoi fare niente. Ci devi convivere. A me, onestamente, è una cosa a cui non ho mai dato troppo peso, perché è una di quelle cose, se inizi a darci peso, poi dopo, se fai male una partita, ti massacrano, se fai bene l'altra, ti lodano. Tu devi imparare a vivere in quella via di mezzo in cui sei in grado di autocriticarti e autolodarti, in cui capisci dove sbagli e dove fai bene. Ovviamente, dopo tanto tempo, a 21 anni, ce l'ho fatta e ho imparato a farlo da solo. No, però sono Tu. felicissimo. Ehi, dimmi No, tu, no, no, scusami. dimmi, scusami, finisci No, pure, no, finisci. no, 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 colpa mia, ho interrotto io te, dimmi tutto. No, in tutto questo, insomma, ne aveva parlato tante volte, quanto Coach Lecca ti ha dato una mano nel processo di crescita tua a livello personale. Insomma, stiamo vedendo che adesso vai anche a Palasport alle 7 di mattina o anche prima a fare allenamento. Insomma, hai tanta voglia di lavorare e in questo senso, insomma, ti ripeto, quanto il coach ti ha dato una mano in questo senso. No, ma allora, fin da subito, già l'anno scorso, ancora prima che firmassi qua, con Ale Buffo che giocava qua, e anche con Ale Buffo ci ho fatto il nazionale quando avevo 13 anni, quando le prime volte dovevo venirmi ad allenare con Spira a fare individuali, queste cose qua, lui mi aveva già detto lì: guarda, fidati, ti piacerà un casino, lui ti capisce perché lui ti stimola. Questo è bravo a darti la carica, farti fare quella cosa in più anche se sei stanco. E devo dire che è stato appunto questo fatto qua, il fatto di caricarti, metterti, darti responsabilità, che comunque dare responsabilità ora come ora ad un ragazzo giovane, in poche piazze lo trovi e pochi allenatori ne hanno, diciamo, il coraggio. Certo. Poi, ovviamente non è un lavoro tutto suo, solo suo, è un lavoro anche del giocatore, perché è un lavoro che si fa insieme. Quindi diciamo che siamo stati bravi a trovarci e a far sì che ci fosse la soluzione migliore per tutti e la cosa migliore per tutti. I risultati, insomma, sicuramente si sono visti già l'anno scorso, il fatto anche personalmente, insomma, di farti partire in quintetto a dispetto, insomma, di un giocatore sicuramente più esperto di te come Patrick Baldassarre, tuo compagno di squadra, sicuramente ti può aver dato quella spinta in più, quella mano in più per poi fare quelle prestazioni che hai fatto. No, oh, sì, assolutamente. Cioè, il fatto di avere comunque un altro lungo, come cambio del lungo, Patrick Baldassarra, cioè, te la dice già lunga. Certo, Infatti, certo. anche il fatto di avere lui dietro era uno stimolo, oltre che a imparare ogni giorno tra lui, Tommy, Eugenio, comunque gente che aveva molta più esperienza di me, e io potevo solamente star lì, zitto, guardare e imparare. No, sicuramente, comunque, questo fatto qua di avere lui dalla panchina e io titolare era una doppia mossa, tra virgolette, in cui Certo. io ero stimolato perché sapevo che se non avessi fatto bene c'avevo Balda dietro che era pronto a subentrare, e da un altro lato sapevo che se avessi fatto male avevo una certezza dietro che era pronto a sostituirmi. Quindi, diciamo, era comunque un'arma a doppio taglio, tra virgolette. Mi faceva giocare con un po' di pressione, però il giusto, quello che mi stimolasse, il fatto che mi stimolasse, e con la tranquillità nel dire: non che se faccio schifo io, poi dopo dietro non c'ho nessuno, Se faccio male, al massimo dietro c'ho comunque un signor, cioè un signor lungo. Certo, No, certo, quindi diciamo è stata una cosa gestita molto bene, secondo me.
Certo. Arrivano altre domande. Teresa Castanti intanto ti saluta, grande Tatu, salutiamo. Salutiamo anche lei. Nico Carradori, salutiamo anche lui. Cosa ti ha detto il press per convincerti da restare, Tatu? O firmi e ti fa con le braccia? Più oppure o meno... altra cosa? No, dai, a parte gli scherzi, no, come ho già detto, mi ha dato quelle garanzie che cercavo. Cioè, comunque il fatto che io volessi rimanere a Ferrara lo si sapeva già al termine della stagione. Io e press, subito appena era finito, ci eravamo già sentiti e messi accordo, e ci eravamo già accordati verbalmente. Poi dopo è successo quel che è successo, alla fine è venuto lì, ci siamo presi, mi ha preso da parte, siamo andati a prendere un caffè e mi ha detto, mi ha espresso la sua opinione, che secondo lui se fossi rimasto qua mi avrebbe aiutato per la mia crescita e tutto quanto, in cui avrei avuto molte più responsabilità. E comunque ci ho pensato e alla fine... ho dato ascolto a lui. No, possiamo dire sicuramente, cioè, mi ha dato quella certezza di cui avevo bisogno. Possiamo dire, Paolo, che non è da tutte le società, insomma, avere un presidente che prende magari da una parte un giocatore e gli dice quello che vuole sentirsi dire, insomma, ecco, quindi il nostro presidente in questo senso ha proprio colto nel segno, come si suol dire. Ma io credo che, come ha detto anche il press qualche domenica fa, uno degli obiettivi della società dal punto di vista tecnico fosse quello di confermare il più possibile il roster, soprattutto quello italiano, perché oltre al valore dimostrato, una delle formule vincenti, almeno a livello di A2 di questi anni, è la continuità. Ovvero chi ha tutti gli anni un cambio di 8-7 elementi in roster, anche magari con budget più consistenti rispetto al nostro, magari parte con i favori del pronostico, poi il campionato dimostra che non sempre è facile mettere insieme le pedine e, come tutti i gruppi di lavoro, la somma delle individualità non è sempre così scontata, cioè non è che addizionando talenti ottieni una super squadra, bisogna che ci siano gli incastri giusti. Nel caso di Tatu, credo che il valore della conferma di Tatu, senza togliere nulla alle altre conferme, fosse ancora più sentita, e per questo probabilmente il presidente, poi non mi sostituisco lui, lo sa lui, anzi lo sanno lui e Tatu, fosse ancora più importante, perché si trattava di un giovane ferrarese ritornato a Ferrara sulla rampa di lancio con ancora una strada da percorrere, come si diceva prima, di una famiglia che rappresenta il basket ferrarese, e certo, quindi tutto questo probabilmente ha anche aumentato il desiderio di spendersi in prima persona e confrontarsi col ragazzo e trovare una soluzione che potesse andare. Non entro ovviamente né sui temi contrattuali né su quelli tecnici, perché non ne ho la competenza e non sarebbe neppure giusto, però credo che, insomma, quando ci sono distanze o chiamiamoli malumori o comunque posizioni distanti, ci possa stare che chi, credo, abbia a cuore più di tutti la società possa fare un intervento quando lo ritiene opportuno, e nel caso di Tatu evidentemente lo era ancora di più opportuno, e noi siamo ovviamente molto contenti che Tatu sia ancora con noi. Ci sono cinque domande per te, Tatu. E sai che apprezzo. Oh, Matte Bellonzi ti dice, ti chiede, è una constatazione, anche perché le braccia te le avrei rotte io se non fossi rimasto, quindi insomma. E poi dopo come faccio a esultare verso la curva, Matte, me lo spieghi? Dopo, esatto, posso. Il buon Gianluca Teo. Scusa, Paolo. Questo tanto deve migliorare nel mettere in fila le priorità, perché quando gli dici ti rompo le braccia, la reazione è come faccio a esultare, la priorità è come faccio a tirare e far canestro, dopo come esultare.
No, Però il ci possiamo lavorare. parcheggio destro lo trovo sempre alla maniera. Non è un problema. E io lo so bene, Paolo, punto. leggi tu se vuoi questa domanda, insomma, visto che mi riguarda indirettamente, insomma. Ah, Ne abbiamo questa parlato anche ieri domanda mattina. è verissima, e già parlato infatti con il presso, c'è appunto stata questa chiacchierata qua del fatto di Montanari, io gli ho esplicitamente detto, guardi, presso, se lei vuole che io rimanga qua, deve rimanere una sola persona, e ce l'abbiamo fatta, così dicono, così mi hanno detto Vediamo, dai. Montanari rimane, allora io ho firmato subito. E poi dopo, se poi rimani o meno, lo so, perché la tua conferma sul sito del club io non l'ho ancora letta. Neanch'io, Quindi tanto, quindi vediamo, insomma, dai. finché non lo leggo, stento un po' a Vediamo, dai. crederci. Vediamo, vediamo. Torniamo seri, tra virgolette. Rico Pilotto, che salutiamo, saluto. Una domanda ovviamente per te, Tatu. Ti chiede Enrico a quando la schiacciata staccando dalla linea dei liberi. Beh, insomma, una bella. Ah, prossimo anno al palazzetto, appena avrò la possibilità in contropiede, la tenterò subito. Quindi invitiamo Enrico a venire a vedere. Una domanda ancora di Gasfilippi che riguarda la partita contro Piacenza a Piacenza e non solo dell'anno passato. Che cosa hai detto a Mike Hall nelle due partite? Io Che si possa non gli ho mai detto niente perché. Mai gli potrei osare dire qualcosa ad un giocatore così. Sono più piccolo, lui ha una carriera affermata, ha giocato in Eurolega, ha giocato in squadre importantissime. E io sono un ragazzino che si sta provando a prendere il lancio. Io in campo non sono uno scorretto che parlo altro, sono uno tosto che se c'è da tirare una mannaiata la tira. Se poi però c'è chi prende bene, a chi prende bene, a chi prende male. Se poi a lui era presa male, mi dispiace, però è lo sport, è il basket, ci sono i contatti ed è questo il bello, massacrarsi tra di noi. Hai parlato, Tatu, ti faccio una domanda io, di prendere il volo, di spiccare il volo, insomma, è noto che ti sei reso eleggibile al draft NBA, che insomma, giocare al di là dell'oceano sicuramente è uno dei tuoi sogni, come forse il sogno di tantissimi, tantissimi giocatori italiani e non solo, ecco. Quindi questa No, cosa va sicuramente in quell'ottica lì, ecco, di provare ancora di più a spiccare il volo. sì, assolutamente. Adesso, causa coronavirus, c'è stato questo blocco totale. Diciamo che comunque il mio obiettivo primario è provare ad andarci l'anno prossimo. E adesso in testa, ovviamente, ora che ho firmato qua, in testa c'è solo Ferrara. Io ora sono concentrato già alla prossima stagione e a portare Ferrara dove deve stare. Cioè, sono già concentrato in focus per fare tutto quello che bisogna fare con il club, con Spiro e con chi di dovere per fare al meglio la prossima stagione. Ci sono altre domande per te, Tatu. Ti scrive il buon Alessio Petrolati, che salutiamo. Io Non so. vorrei sapere come Michele Ebeling ha passato la sua quarantena. Tatu, sii sincero. Allora, per quarantena lui intende quando era chiuso tutto o quando già si stava riaprendo? Vabbè, comunque la risposta è da Petrolati, è quello che si vuole sentire dire, da Salutiamo Petrolati. Quindi l'abbiamo reso contento. anche il buon Ale, salutiamo anche Dimitri che ti dice hai parlato di restare a Ferrara per crescere. Allora ti chiede dove secondo te devi migliorare nel tuo gioco. Allora, devo sicuramente migliorare il fatto di mettere la palla a terra, delle letture, il post basso, cioè se stiamo qua a migliorare, dire cosa bisogna migliorare, stiamo qua fino a dopodomani. No, però le cose principali sono il palleggio, le letture di gioco,
il fatto di difendere sui piccoli, cioè se, quando ci penso ne viene fuori una nuova, quindi per favore, tutto, ti rispondo con tutto. Facciamo prima, no, a parte gli scherzi, però veramente c'ho tante cose da migliorare, e la mia priorità sono palleggio, difesa e post basso. Ti dico Tanto questo. parlando un attimo ancora della squadra, insomma, dopo la stagione mezza ottima che è stata fatta durante appunto l'ultima stagione, peccato che sia finita così, l'abbiamo detto insomma tante volte, ti chiedo insomma che cosa ti aspetti a livello personale e anche di squadra dalla prossima stagione. Allora, personale mi aspetto di avere più responsabilità e di imparare a gestire meglio certe situazioni, vabbè, tutte cose che comunque un giocatore vuole ogni stagione, provare a alzare l'asticella e provare a fare quello step in più. A livello di squadra, sarebbe bello fare i playoff. Cioè, già quest'anno avevamo la possibilità di arrivarci, ero carichissimo per giocarmeli. Prima volta che potevo giocarmeli in vita mia, però no, ora, quindi ora come ora ti dico i playoff e una volta i playoff, vedere, si vedrà. Infatti è proprio la sensazione, insomma, con cui ecco, ci siamo lasciati, di essere un po', di poter essere stati una sorta di mina vagante ai playoff, insomma. Non so se sei d'accordo. A parere mio, secondo me ci saremmo tolti un paio di soddisfazioni e avremmo fatto crescere ancora di più l'amore nei confronti della pallacanestro Ferrara, cosa che si stava già ritrovando, si era già ritrovata e assolutamente era una cosa bellissima vedere il palazzetto pieno come contro Forlì, Udine, comunque fa sempre piacere vedere tanta gente che è lì per te, per noi, a fare il tifo e sostenerci. Quindi diciamo che l'anno prossimo spero di vedervi ancora di più. Certo, c'è un'altra domanda, Tatu, per te. Vediamo un attimo se riusciamo a vederla, se no te ne faccio una io. Ecco, arriva la domanda di sempre Gianluca Teodorini, domanda ovviamente scherzosa: quanto incide il baffo nel tuo stipendio? Ci vado sotto, tem problema. Bene, un'altra domanda. Sempre di Matte, io vedo Montanari in un sottotetto. No, in Io realtà sono in mansarda. In realtà sono in mansarda. Paolo al muro, Tatu in macchina. Ma come siamo messi col budget? Paolo, vuoi rispondere tu? guarda, il budget non lo compongo io. Come sottolineava giustamente l'attentissima disamina di Bellozzi, allora intanto c'è tanto e una delle domande che ci poniamo è dov'è parcheggiato Tatu? Primo. Esatto. Secondo, io e Montanari, come è giusto in questo momento, ci sono i rinnovi, ci mancherebbe pure che i rinnovi dei giocatori fossero secondari, anzi sono la cosa che conta. Coloro che sono in scadenza e non giocano, fino ad allora uno è appunto chiuso in una mansarda, l'altro è legato con delle catene a un muro in attesa degli incontri importanti per definire il roster fuori dal campo. Vabbè, non ho capito. Tanto un'ultima domanda per te, poi ti lasciamo ai tuoi giri. Fino alle 8 così buca tutti gli appuntamenti che avevo. Tangela Rinaldi ti chiede, spiegami come giocare nella Aspetta, sesta. non ti. Mi senti, Tatu? Sì, ora sì. Spiegami come giocare nella stessa squadra. Ah, no, diciamo che è una cosa che avevamo già parlato molto prima di firmare a Ferrara, ne avevamo già discusso. E l'abbiamo risolta molto semplicemente dicendo che se io do il massimo e faccio il mio lavoro, ciò che devo fare e non rompo, non ci saranno mai problemi. Sono un ragazzo a cui non piace rompere le palle o creare casini. Se c'è la possibilità di dare una mano, la do molto volentieri.
quindi è stata molto più semplice del previsto. Sono molto soddisfatto di questo fatto qua. Nessuno all'interno della squadra lo ha mai fatto pesare, o comunque anche all'interno dello staff. E posso ritenermi molto soddisfatto, perché non è una cosa affatto semplice da dare per scontata. E quindi, come ribadisco, sono contento di questo fatto qua. Bene. Due domande al volo a Tato, poi lo salutiamo. Sì, va magari bene, brevi, perché... Prego, Paolo. Faccio brevi. No, rispetto al percorso di crescita e alla trasformazione in tre, allora, detto che hai già sottolineato, oltre ai tuoi, anche i meriti di, ovviamente, di Spiro, ci aggiungerei anche tutto lo staff tecnico che ti sta seguendo e i lunghi appena confermati come Balda, ma lo stesso Tommy, per quanto riguarda la tua crescita sotto canestro. Visto che uno degli obiettivi è spostarsi come tre, quale riferimento, non necessariamente ferrarese, cioè amato il basket, seguito il basket comunque, per diventare più tre possibile, diciamo, il giocatore, se c'è, o la figura a cui ti vorresti ispirare, o un giorno essere paragonato? Allora, la persona a cui mi ispiro in assoluto di più è Melli, perché secondo me io e lui abbiamo caratteristiche abbastanza simili. Alla fine anche Melli da ragazzo provava a giocare sempre come tre, e poi ha capito che il suo step in più l'ha fatto quando, giocando da quattro, ha inserito le cose da tre, in cui riusciva a fare palleggiare se tiro, se c'era da battere l'uomo te lo batteva. E io mi ispiro molto a lui, e in un futuro voglio puntare a diventare così, un 4 tattico che, se deve fare determinate cose da esterno, te le sa fare. Quindi diciamo che la mia ispirazione maggiore è lui. Ok, sono soddisfatto. A posto, Paolo, soddisfatto della risposta. Mi dicono dalla regia che ci sia stato un video che ti riguarda, che ti vede all'opera, quindi direi che lo possiamo vedere. Lo lanciamo. Speriamo non sia un video imbarazzante, però. Speriamo che parta il video. Vediamo intanto che parta. Poi si rifiuta anche il computer, giustamente. Si rifiuta di partire. Vabbè. Vediamo se... Vediamo se bella. È il bello della diretta, si dice in questi è casi. Il bello della diretta, vediamo se in questo secondo tentativo ci riusciamo. Dai, Lorenzo, eccolo, eccolo. Però, cioè... Ci siamo. Visto, non ci siamo. Basta lamentarsi un attimo e Lorenzo Montanari risolve tutto. Risolve tutto. È stato Lorenzo Montanari. Non sono io. Non sono io che risolvo. A Lorenzo Montanari, secondo profilo. Il primo non sa far niente, non sa fare. Esatto, non sono io che sto, non sono io che sto, come dire, no, manovrando. No, sei tu, io ne sono. Non sicuro. Sono io, direi che abbiamo visto solamente uno scampolo di video. Io, Tatu, ti lascerei i tuoi giri, insomma, visto che siamo a quasi 45 minuti di diretta. Io ti ringrazio tanto per essere stato mio nostro ospite. Ma il piacere è sempre mio, Lorburz. Bene, ti saluto, Tatu, e ci vediamo ovviamente al palazzo nei prossimi giorni, insomma, visto che ovviamente assieme ai tuoi compagni ti allenerai per essere pronto per la ripresa della stagione. Grazie ancora a tutti i tifosi che ci hanno seguito, grazie ancora una volta a Tatu Ebeling, ala del club. Ovviamente ringrazio anche Paolo Alberti, direttore marketing e comunicazione del club, anche se Tatu dice di no. Non vanno ringraziati i cani e i porci, ricordatelo. Bene. Non tutti. L'appuntamento è rinnovato a settimana prossima. Grazie ancora. Volevo ringraziare Tatu e ricordargli che nei prossimi giorni mi pare che di avere... che hai un debito nei miei confronti. No, io ho preso un accordo, no?
Poi ne riparliamo in persona. Bene, 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 bene. Scusa, io ho un'ultima domanda per Paolo. Prego, prego, te la tu. Abbiamo cambiato le serrature della sala stampa che erano difettose o no? Le abbiamo inviate, Tato ha svelato un forte e importante retroscena, perché insomma lui Michele Ebling non sa aprire le porte. Esatto, riusciva a entrare sulla stampa settimana scorsa con lo stesso mazzo di chiavi, la porta si è aperta con le mani, allora ci siamo chiesti se il problema fosse la chiave, la serratura o la mano sinistra di Tato che deve tanto avere. Non so cosa sia peggio delle due, esatto. Forse. Grazie, Tatu. Bene. Va bene. Grazie ancora, grazie Tatu, grazie Paolo, grazie a tutti i tifosi che ci hanno sopportato e supportato, grazie anche a Nicola Giovanardi che ora lancerà il video che ti riguarda, Tatu. L'appuntamento è la settimana prossima con un altro protagonista del club. Ciao a tutti, buona serata. Allora.